Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. NASA e ESA a caccia di vita su Europa. Utilizzando lo Space Telescope Imaging Spectrograph di Hubble, gli astronomi hanno osservato il passaggio di Europa davanti a Giove in 10 diverse occasioni nel corso di un periodo di 15 mesi a partire dal dicembre del 2013. Hubble ha scoperto che su Europa, la quarta luna di Giove, ci sarebbero dei pennacchi di vapore acqueo alti fino a 200 km. Ricerche recenti condotte dal Jet Propulsion Laboratory della NASA indicano che nell'oceano nascosto di Europa, dove si trova il doppio dell'acqua degli oceani terrestri, potrebbe esserci il giusto equilibrio chimico per sostenere la vita. Sulla luna di Giove sarebbe infatti attivo un ciclo di produzione di idrogeno e ossigeno simile a quello del nostro pianeta. La comunità astronomica ritiene infatti che Europa sia il candidato migliore nella ricerca di vita extraterrestre. IRISE, il patrimonio mondiale, ha un nuovo alleato. La Commissione europea ha approvato il finanziamento di 4 milioni di euro sul programma di ricerca e sviluppo Horizon 2020 per l'avvio della fase preparatoria della creazione dell'infrastruttura di ricerca europea per la scienza applicata al patrimonio culturale. L'Italia, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è il capofila del consorzio investito dei lavori, che conta 15 stati membri più Israele. Per l'Italia partecipano anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Consorzio Universitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase e il Polo Universitario Città di Prato. Lo scopo di IRIS-PP è fondare un'unica infrastruttura di ricerca con strutture distribuite in tutta Europa e aggregate in nodi nazionali che offrono accesso a strumenti di alto livello scientifico, metodologie innovative e dati. La fase operativa di IRIS-PP avrà inizio nel gennaio 2017 e avrà una durata di 3 anni. Il sogno di Elon Musk, colonizzare Marte entro 10 anni. Conquisteremo Marte in 10 anni, queste le parole di Elon Musk, patron di SpaceX, nella seconda giornata dello IAC 2016 in svolgimento a Guadalajara, in Messico. In una sala gremita davanti a 2500 persone ha mostrato in che modo porterà l'uomo su Marte, come colonizzerà il pianeta rosso e quando lo farà. Dalla navetta che va e torna da Marte alla realizzazione del propellente per il viaggio di ritorno, in un prossimo futuro poi grandi navi spaziali in grado di realizzare la colonizzazione umana di Marte. Il progetto prevede il completamento in 4 anni della prima navicella spaziale per poi dare il via ai viaggi suborbitali. L'appuntamento con le news termina qui, vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Il giorno è arrivato. Dopo 12 anni, 6 mesi e 28 giorni dal lancio effettuato il 2 marzo del 2004 a bordo del vettore Ariane 5, dopo aver volato per quasi 8 miliardi di chilometri attraverso il Sistema Solare, la missione Rosetta è terminata. La sonda è stata fatta precipitare sulla cometa che ha inseguito per il cosmo e attorno alla quale è rimasta in orbita per gli ultimi 2 anni. È chiusa dunque la missione sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea ed eseguita tramite un orbiter e un lander che aveva il compito di studiare la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, una storia di scienza, di ambizione e di speranza che è stata capace di coinvolgere le comunità scientifiche internazionali e nelle sue fasi più cruciali ha lasciato col fiato sospeso il mondo intero. Dopo il lancio, Rosetta ha effettuato 3 flyby della Terra in 5 anni e uno di Marte, 2 sorvoli ravvicinati di asteroidi, Steins nel 2008 e Lutetia nel 2010. Subito dopo la sonda è entrata in stato di ibernazione per 31 mesi, si è poi svegliata automaticamente, comandata da un suo orologio interno e senza segnali provenienti dalla Terra, il 20 gennaio 2014. Dopo il risveglio, Rosetta ha continuato l'avventura effettuando il rendezvous del 6 agosto 2014 con la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, che ha scortato nel suo avvicinamento al Sole. Il 12 novembre 2014 il lander Philae è stato rilasciato sulla superficie della cometa. Dopo aver completato la prima sequenza di esperimenti scientifici a bordo e aver trasmesso tutti i dati raccolti al centro di controllo missione a terra, Philae ha esaurito le batterie entrando in modalità stand-by nella notte del 15 novembre. Il lander è uscito dallo stato di ibernazione dopo 7 mesi di silenzio e ripetuti tentativi di comunicare da parte dell'orbiter Rosetta il 13 giugno 2015. Dopodiché, di nuovo il silenzio. Il 27 luglio 2016, dopo mesi trascorsi a rincorrere tenacemente un ultimo contatto, il modulo di comunicazione Electrical Support System,
Il dispositivo che consentiva alla sonda di tenere i contatti a bordo di Rosetta è stato spento per sempre. Ma il 5 settembre 2016, dopo 14 mesi di tentativi e a meno di un mese dalla fine della missione, Kefile ha regalato una nuova emozione. Rosetta ha ritrovato il piccolo lander attraverso le immagini della fotocamera ad angolo stretto Osiris, mentre si trovava a una distanza di 2,7 km dalla superficie. Il 6 settembre Rosetta ha eseguito il burn down, la manovra per inserirsi nella traiettoria che l'ha portata ad accometare su 67P Churyumov Gerasimenko. La virata finale è stata il 29 settembre con una serie di orbite ellittiche. È questo l'epilogo di una straordinaria avventura nel cosmo. La discesa controllata a circa 50 cm al secondo è avvenuta nella regione di Maat, un'area ricca di crateri in attività, situata sul lobo inferiore della cometa. La scelta è caduta su questa specifica area proprio per la sua conformazione. Infatti i crateri misurano più di 100 metri di diametro e 50-60 di profondità. Le ultime ore di discesa sono state un'occasione unica per fare molte misurazioni, compreso analizzare gas e polvere della superficie della cometa da distanza ravvicinata, scattando immagini ad alta risoluzione del nucleo della cometa, compresi i pozzi aperti della regione di Maat. Il 30 settembre non tutto è terminato. D'ora in poi gli scienziati di tutto il mondo potranno lavorare a una quantità immensa di dati. Il viaggio di Rosetta ha permesso di ottenere indizi importanti da mettere insieme per risolvere le questioni chiave in materia di origine ed evoluzione delle comete e il possibile ruolo nel trasporto di elementi cruciali per la comparsa della vita sulla Terra, come l'acqua e materiali organici. Un'inestimabile eredità per una missione unica nella storia.